Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio delle Panda Island CTM che abbiamo cominciato nello scorso episodio. In questo episodio ho fatto un bel po' di cose. Intanto ho utilizzato delle pale, ho craftato delle pale per fare un piccolo sentiero. Ho fatto anche una piccola base d'appoggio fin quando non troveremo il posto dove vivere. E vi voglio far vedere anche che qua ho scavato il tutto, gli spawner funzionano e quindi abbiamo la nostra farm di cibo praticamente essenziale e sicuramente molto molto utile in futuro. Altre cose ragazzi, direi che possiamo cominciare prendendo un po' di blocchi e vi voglio far vedere che per scavare quello ho preso un bel po' di stack di terra che direi che possiamo utilizzare anche per raggiungere la prossima isola. Infatti vorrei andare proprio in questa che mi ispira parecchio, quindi andiamo verso l'isola della sabbia. Per farlo direi che possiamo prenderci l'arco con un po' di frecce, ci prendiamo probabilmente una spada, prendo questa che ha affilatezza 5, prendo anche un po' di torce. Ora ho tutte le torce qua, sì, sapete cosa, me ne prendo uno stacchino così almeno siamo tranquilli. Mi prendo anche un letto, mi prendo anche questo perché come avrete visto è un bel casino, in realtà ci sono tantissimi mob da affrontare. Cominciamo subito facendo il nostro bel ponte. Probabilmente lo facciamo magari alto, così almeno facciamo un pillar un po' particolare e dobbiamo collegarci alla prossima isola. Quindi per farlo utilizzo questi blocchi extra che direi che ci sta. Probabilmente continuerò anche a scavare quest'isola, così almeno ci prendiamo tanti blocchi e siamo tutti più tranquilli. Quindi faccio una bella scalinata che va verso l'alto, non so bene neanche quanto. Probabilmente fra un po' ci fermiamo e poi cominciamo ad andare dritto per dritto e posizioniamo le torce perché qua possono spawnare i mob, il che non è proprio il massimo. Oh perfetto, abbiamo quasi raggiunto isola ragazzi, mi aspetto tantissime cose da quest'isola perché la prima è stata davvero molto molto semplice, quella di lama, ma come vi ho detto la difficoltà andrà sempre peggiorando, sarà sempre più difficile. E intanto ragazzi, neanche a farla apposta, praticamente siamo giusti. Ora per prima cosa dovrei tornare indietro a prendermi un piccone perché altrimenti come li spacchiamo gli spawner non lo so, quindi in realtà torniamo indietro e prendiamoci il piccone di pietra che mi sono dimenticato di prendere. Dovrei averlo qua da qualche parte, eccolo qua. E visto che si sta anche per fare notte, ne approfitto per mettere il letto nella nuova isola e settare lo spawn proprio lì. Quindi ragazzi, dormiamo, settiamo lo spawner, qua cominciamo anche a mettere, ma in realtà delle torce no, perché non voglio stare qua durante la notte. E per prima cosa dobbiamo un po' capire di cosa sono questi spawner. Quindi andiamo un po' in giro, capiamo com'è fatta la nostra nuova isola, spawner di zombie, che io vado a distruggere. Ora, facendo così probabilmente mi sto anche facendo in realtà molto largo facilmente, però non voglio che spawni niente di notte, quindi fatemi sapere se magari vorreste affrontare le isole di notte o di giorno, perché come vedete qua ci sono un sacco di spawner, davvero un sacco, e davanti a me vedo anche un bel castello. Facciamo anche questo, quanti spawner ci sono? Ah, guardate un po'. Perfetto, laggiù vedo un altro spawner di zombie che vado a spaccare, così almeno prendiamo anche sicura quest'isola. E qua ce n'è anche uno di ragni, così almeno non ci facciamo mancare nulla. Ora dobbiamo anche capire com'è fatta l'isola, quindi facciamo un giro intanto dell'isola prima di vedere il castello, perché mi ispira davvero un sacco il castello, però al momento voglio un po' capire come siamo messi. Qua intanto ci sono tantissimi burroni, potremmo anche cadere. Qua invece c'è il nostro letto. Qua ho visto, credo, prima un qualcosa tipo delle rocce di uno spawner, possibile? In realtà no, ragazzi, non c'è nulla. Non c'è nulla, ci sono i cactus. Sento qualcosa che si muove, però, aspettate. Salve. Faccio un piccolo buchetto. Qua intanto c'è un bel po' di gente. Guardate un po' laggiù. E qua c'è lo spawner che droppa il mob della testa. Ma come raggiungo lo spawner? Non voglio spaccare direttamente il muro da qua, sarebbe troppo facile, quindi mi guardo attorno, magari c'è una strada. E infatti ragazzi, ricordavo bene di aver visto della mossy cobblestone. Ah, ok, cominciamo bene, cominciamo male, lo sapremo solo vivendo. Ok, qua si scende, qua intanto posizioniamo delle torce. Ho davvero poco cibo con me, che potrebbe essere un grosso problema. Qua intanto uso anche la pala, perché qua mi aspetto che spawni un bel po' di gente e di roba. Quindi aspettate, spacchiamo questo, intanto metto una torcia. Sentiteli un po', Oh, guardate un po' che abbiamo compagnia. Che bello, che bello. Intanto c'è una chest, perfetto. Ok, spacchiamo un po' di sabbia in questo modo e facciamoci largo. Come riusciamo, a quanti ce ne sono? Aspettate, andiamo giù di arco. Salve. Cominciamo a spaccare anche le frecce come il nostro solito. Va bene, riusciamo. Quanti sono? Che bello, che bello.
Beh, intanto qua io posso anche scendere magari di un blocco. Oh cavolo, scherzavo. Ragazzi, ho fatto la minchiata e infatti moriamo. Mi metto qua su e con la spadina semplicemente faccio tanto male a tutti loro. È per forza di cose. Quindi, ecco, fuori uno, fuori due. Dovrei riuscire a spaccare lo spawner da qua. Vediamo un po' se ci riesco. Sì che ce la faccio. Oh, fregati. Ecco qua, sharpness 5, non deludermi. E intanto droppano anche pezzi di armatura, il che è perfetto. Però sto pensando che qua non vedo una via d'uscita. Intanto droppano anche le patate. Ci hanno droppato una iron chest plate della sabbia con protezione 4, protezione dal fuoco, protezione dall'esplosione. Ragazzi, ci hanno dato praticamente la vita. E ce ne hanno addirittura droppate due. E qua abbiamo... due totem del non morto, che potrebbe essere carina come cosa, ma sospetto che ci serviranno, spero di non doverli usare. E da questa parte io riesco a raggiungere la nostra destinazione, ovvero il castello, oppure sono due stanze divise? Eh no ragazzi, credo siano due stanze divise. Quindi a questo punto, ecco, utilizzo la terra e me ne vado e credo di dover per forza spaccare il castello a mano. Se anche non è proprio il massimo, se posso dirla tutta, però dobbiamo arrangiarci, quindi saliamo. Beh, almeno abbiamo preso un po' di chestplate, che male non fa. Ecco, prendo anche un po' di terra, siamo di nuovo all'esterno. Siamo a livello 18 in tutto ciò. E lassù c'è anche uno spawner che mi ero dimenticato. The Enderman. Ok, questo lo lascio. Lo lascio perché metti caso che ci serva. Non lo so. E ora che vedo, purtroppo ragazzi non ci sono altre vie di entrata per quel dungeon. Quindi per forza di cose dobbiamo spaccare il castello. Quello mi state dicendo, con due blocchi di diamante. Pensate un po' anche quanto è ignorante. A meno che magari c'è l'ingresso da sopra. Vediamo un attimo. No, ci sono solo delle torri normali. Qua non si può fare nulla. Quindi per forza di cose dobbiamo spaccare. Quindi io provo a spaccare. Sulla chest. E ragazzi, armatura completa di diamante. Mummy Curse, aspetto di fuoco 4. Questa è buona. Per il momento però utilizzo la sharpness 5. Salve. Riesco? No, devo per forza spaccarne un altro. Quanta gente, eh. Salve signori, salve. E allora aspettate che io mi avvicino probabilmente spaccando questo. E dovrei anche essere in grado di ucciderli. Grazie. Tutti Wither poi, che bello. Wither, bene. Spaccato anche questo, mangiamo. E a questo punto, prima che ne spawni qualcun altro, io vado a spaccare lo spawner, appunto. E qua cominciamo a farci largo. E però, aspettate, che io se riesco a fare la cosa ignorante tipo questa, ecco, facciamo così. E facciamo così, loro non possono arrivare. Oh, mi dispiace per voi, ragazzi. Ah, ecco, da qua non possono passare comunque. Ora sì, perfetto. Passate pure, riuscite. Ecco, sì, io faccio così, probabilmente riesco. Salve. E li spacchiamo tutti di mazzate, come al nostro solito. Salve. E in tutto ciò, però, dovrebbe anche spawnare il mostro che mi dà la testa, quindi stiamo attenti. Qua ce n'è un altro. Riesce a vedermi? Eccolo qua che mi vede. Altro che se mi vede. Quindi facciamo così. Ecco. Facciamo così. Spacchiamo anche lui. Perfetto. Tre colpi e via. E anche questo lo spacchiamo. E qua non c'era la chest, quindi GG. Abbiamo anche raggiunto il livello 20. Benissimo. E ora però sospetto che spawni solo di notte il mob. Quindi come vi dicevo, ha senso aspettare la notte. E visto che dobbiamo aspettare la notte, qua abbiamo il nostro ingresso. Allora ce la prepariamo la nostra trappolina. Quindi facciamo così e in teoria quando spawnerà possiamo anche distruggerlo. Quindi a questo punto aspettiamo la notte e io mi guardo attorno per capire se c'è qualcos'altro da spaccare o magari da trovare, perché sospetto ci siano tantissime chest nascoste nelle isole, ma credo di non vederne altre, quindi credo di aver fatto tutto quello che si poteva fare con quest'isola. Nel caso, ragazzi, controlleremo. Perfetto, dai, il sole sta scendendo. Aspettate. Fin tanto che aspettiamo che il sole cali, andiamo a vedere cosa c'è in quella chest. Mi avete anche detto di aver dimenticato la chest sospesa. No, ragazzi, l'abbiamo vista nello scorso episodio, c'erano due spade, ma questa non l'avevo vista. Quindi è un bene fare i punti belli alti, così almeno abbiamo una visione completa delle isole. Dov'era la chest? Era qua. Vediamo un po' cosa contiene. Contiene un'armatura di cotta di maglia e anche delle iron bars. Va bene, queste me le prendo. Ora torniamo in alto e direi che possiamo anche posare gran parte dell'inventario, perché a questo punto dobbiamo solo prendere del cibo, che vi ricordo sta cominciando a scarseggiare. Quindi, visto che però abbiamo preso un po' di carbone, sapete cosa? Questo potrebbe essere l'ideale per provare
in maniera molto molto ignorante, questa la voglio provare solo una volta, ragazzi, senza abusarne perché questa è cittare. Però se io vengo qua e faccio solo così, in teoria dovrei avere un bel po' di... Ok, credo di aver appena preso il cibo per tutta la serie e questa spada la posiamo. Ragazzi, ma che ignoranza! Cioè, volete mettere quanti stack di pelle abbiamo? Ok, qua ci metto tutte le bistecche, che potrebbe essere buono. Quindi abbiamo la carne per tutta la serie. Mentre tutte queste, ragazzi, io le butto via perché non ci serviranno più, quindi per forza di cose le buttiamo via. Mi prendo ancora un po' di carne e, ragazzi, davvero è ignoranza pura. Intanto lo spawner degli Enderman funziona perché ne sento già qualcuno e a questo punto dovrebbe anche spawnare, visto che è notte, il nostro mob. E dovremmo anche riuscire a prendere la testolina. Quindi se noi ci avviciniamo qua, eccolo qua, guardate un po' che è già spawnato. Ed è spawnato fuori, quindi sarà uno scontro all'esterno. Salve. Eh sì, sarà uno scontro all'esterno, però se mi muori nel dirupo sono cavoli tuoi. Quindi aspettiamo che ne spawni qualcuno qua all'interno. Forza. Eccolo qua, salve, salve. Che cos'ha? Ha le particelle. Ecco, benissimo. Aspettate, quanto è veloce questo mob. Non è forte perché non mi fa troppo danno, ma quanto era forte. Perché ho droppato 64 teste? Ragazzi, è fatta. Perfetto, andiamo al monumento a posizionare anche la seconda testa di 64. Non capisco perché questo mob ne abbia droppato uno stack. Quindi ragazzi, raggiungiamo l'isoletta del nostro monumento e vediamo subito di posizionare la nostra testolina. Ora, capiamo un po' come si chiama. Mummia, perfetto, la testa della mummia, eccola qua, e la posizioniamo proprio qua, e siamo a 2 su 16, un'isoletta ad episodio, direi che è perfetta, notare anche l'ignoranza della spada, e direi che per questo secondo episodio ci possiamo fermare qui. Nel prossimo, ragazzi, probabilmente vorrei andare qua dietro, quindi dietro l'isola del monumento vedremo insieme cosa c'è oltre da quella parte, quindi nell'isola delle Mushroom Island. Ma direi che al momento ci possiamo fermare così. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate qui il pulsante per iscrivervi ad altri 2 video, io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!